Sebbene sia non vedente fin dalla tenera infanzia, l'australiano Matt Formstone ha passato la vita a cavalcare l'oceano. Il mese scorso, a 44 anni, ha domato onde alte fino a 12 metri al largo di Nazaré, in Portogallo. Sognavo di diventare un professionista del surf, sembrava una cosa irrealistica per via della mia disabilità, ma ora sono un professionista. Abbiamo messo insieme un piano, abbiamo iniziato a lavorare sui metodi per la mia navigazione sulle onde, di quelle dimensioni. Un metodo per un surfista cieco che sfrutta i fischi ed altre comunicazioni, non potendo essere in grado di vedere. Matt ha il suo spotter, un surfista che lo guida nell'acqua. Da bambino avevo una visione completa, poi intorno ai 5 anni ho perso il 95% della vista, che è la percezione dell'ambiente e della possibilità della messa a fuoco. Basta mettere un pugno davanti agli occhi che blocchi tutta la tua visione centrale per capire come vedo. Percepisco un po' il contorno, ma mi appare molto sfocato, come se stessi strofinando il parabrezza con della carta vetrata.